Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Sassuolo Inter finisce 1-0, sconfitta che brucia perché avviene con l'unica squadra che non abbiamo battuto in questa Serie A e rimarrà l'unica squadra che non abbiamo battuto quest'anno, nonostante comunque non eravamo imbattuti fuori casa col Sassuolo da 4 anni, era dai tempi di Spalletti, diciamo dalla stagione che ci portò più o meno a livelli alti, con i primi acquisti di livello e con una riconferma in Champions League che ci portò poi a vincere lo scudetto con Conte e così via, e tutte le cose che sono successe dopo. E quindi si chiude un cerchio. Ora, quel cerchio non so se verrà chiuso dal Sassuolo, che retrocederà comunque, perché comunque con questi 3 punti si avvicina al 17° posto, ma comunque ancora distante e non ha partite semplici. Le prossime sono partite abbastanza decisive in generale, ma comunque mi pare che ha una partita con la Lazio, poi anche col Cagliari, mi pare, se non sbaglio, quindi comunque sono partite non facili, sicuramente non facili. Abbiamo perso una partita che francamente potevamo fare di più, e c'è stato turnover, cosa che secondo me ci doveva essere anche già dalla partita scorsa, però va bene anche ci sia stata questa. Dà fastidio perdere solo dal punto di vista che era l'unica squadra che non eravamo riusciti a battere in Serie A, e mi dispiaceva non batterla. Però per il resto nel campionato l'abbiamo vinto, quindi a noi frega poco. E ovviamente dal lato dei giocatori questa prestazione su alcuni giocatori si vede che non ci può essere una riconferma comunque di alcuni. Perché se andiamo a vedere la prestazione dei singoli, a parte Lautaro che segna ed è leggermente in fuorigioco, e anche lì comunque qualcosa che cambia, però dei gol ce li siamo mangiati. Nel secondo tempo potevamo dare più mordente, perché alla fine non ci sono state tantissime occasioni, ho avuto tanto tempo per poter pareggiare la partita, cosa che pure all'andata era successa praticamente, e non sei riuscito a pareggiarla. Prestazione dei singoli, Audero sul gol non può fare nulla, è una bordata che forse sì, poteva metterci una mano, ma ti deve dire bene. E poi il resto, qualche parata l'ha fatta, ma niente di troppo importante, perché poi il Sassuolo si è chiuso dietro. E i tre in difesa, Pavard, mi aspetto sempre quel salto di qualità in più, che cosa che magari abbiamo visto al derby, abbiamo visto contro il Torino. De Vrij, qualche sonno se l'è fatto. Bastoni pure sul gol poteva chiudere meglio, quindi la difesa non mi è piaciuta tantissimo. Dumfries male, forse il peggiore in campo, responsabile del gol, ma anche sul settore offensivo non ha fatto nulla di che. E poi tre di centrocampo, Frattesi mi aspettavo qualcosa di più, forse giocare con la sua ex squadra che sta per retrocedere è un qualcosa che non gli faceva dare il 100% in campo. Aslani poteva fare di più anche lui, e Mkhitaryan anche. Mkhitaryan anche, però vabbè. Sia lui che Frattesi hanno corso per tutto l'anno, quindi va bene così. Carlos Augusto poteva emergere, forse uno dei pochi migliori, però poteva fare di più anche lui, francamente, però comunque non ha giocato malissimo. E due d'attacco, Lautaro sì, il gol l'aveva fatto, però come al solito è un'altra partita in cui è a secco. E Sanchez pure doveva incidere di più. I subentrati purtroppo hanno dato poca mano, sia Cuadrado che Buchanan, hanno buttato qualche cross provato ad assaltare l'uomo, ma non sono stati utilissimi. Arnautovic pure, e Barella non hanno contribuito tantissimo. E niente, quindi in generale si poteva fare di più sicuramente. Secondo me ci sono tre giocatori che devono essere rivisti, a parte vabbè Klaassen, che è entrato poi anche lui, che sicuramente non verrà riconfermato. Arnautovic e Sanchez, i due attaccanti sono da cambiare. Adesso Inzaghi dice di no, ma sono assolutamente da cambiare. Tu hai Taremi adesso e vedremo chi sarà il quarto attaccante. Se Gudmundsson, se Zirkzee, o se qualcun altro, ma secondo me uno di questi due arriva solo nel caso in cui Thuram dovesse andare via. E poi anche, secondo me, Dumfries è da dar via quest'estate. Se fa un grande europeo, ne approfitto subito, una trentina di milioni, lo vendi. E
e ti compri qualcun altro, perché comunque Buchanan alla fine ce l'hai, quindi te lo puoi pure tenere e ti prende qualcun altro di titolare. E niente, in linea generale questo, perché c'è poco altro da dire. Buona fortuna al Sassuolo per questo finale di campionato, noi testa alla prossima, che è contro il con chi giochiamo la prossima, mi sono totalmente dimenticato. E Frosinone, che comunque anche lì scontro per la salvezza, e speriamo di fare meglio, speriamo di fare meglio, perché comunque le seconde linee si devono mostrare per far vedere se sono all'altezza degli 11 titolari, perché con la partita di oggi hanno fatto vedere che comunque non erano in grado di battere la 19esima in classifica, per carità, senza motivazioni, e non erano nemmeno tutte le seconde linee, però qualcosina di più me l'aspettavo. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.